trovati nel pomeriggio di Finanza Now, il momento in cui ci occupiamo di un argomento davvero molto caldo, soprattutto dopo lo scorso weekend. Parliamo di criptovalute, parliamo di Bitcoin e lo facciamo sempre in compagnia di esperti del settore. Oggi qui con noi abbiamo Mattia Spanghero. Ben trovato, Mattia. Buongiorno a tutti, buongiorno Giulia. Buongiorno Mattia, bene, allora abbiamo visto un Bitcoin andare alle stelle, abbiamo visto un Bitcoin che effettivamente un po' l'avevamo predetto settimana scorsa, effettivamente vediamo questo Bitcoin che raggiunge quota 50.000, c'è chi già pensa di vedere questi massimi tornare, insomma, perché lo sappiamo, Bitcoin ha avuto tempi di gloria e sembra che stia tornando su quella ondata. C'è già chi si immagina di arrivare a quota 55.000, 56.000 entro la fine di questa settimana, e adesso chiederemo anche la tua opinione in merito. E per quanto riguarda Ethereum anche segue, abbiamo visto un Ethereum che stavolta segue a braccetto l'andamento di Bitcoin, anche se tante volte ha trovato percorsi differenti. Mattia, che cosa te ne pare di questo indice Bitcoin? Allora, su Ethereum sono d'accordo, io non ho, diciamo, alterato le posizioni, anzi continuo con i miei PAC, continuo a mantenere, continuo a metterli a rendita. Su Bitcoin, per coprire un po' l'esposizione generale, alla luce anche degli ultimi avvenimenti, io avevo una pletora di ordini short abbastanza importante, da circa 49,7 fino a 52. Non me li ha fatti tutti, me ne ha fatti un po', sono short al momento, nel breve. I target che hai detto tu prima, secondo me li fa, non li fa sta settimana, almeno penso che non li faccia sta settimana, però li fa e andrà anche oltre, ma non immediatamente. Quindi nel breve io vedo uno scarico salutare. Poi comunque a settembre c'è un'importante riunione a Kansas City, la Fed si pronuncia, secondo me inizieranno un po' a gettare le basi anche per un probabile cambiamento o chiusura di rubinetti, e lì bisogna vedere l'istituzionale fondamentalmente cosa fa. Quello che posso dire, citando anche un parere secondo me autorevole di Julian Osp, lui insomma ha detto recentemente che avrebbe pian piano, su questo prossimo ciclo a venire, quindi si aspetta anche lui un rialzo in prospettiva, venduto una parte dei suoi bitcoin per spostarsi su altri asset. E su questo io mi trovo abbastanza d'accordo, ho sempre privilegiato un po' Ethereum. È chiaro che Bitcoin non si deve fare, secondo me, di una diversificazione, una situation del trading, però il mondo in evoluzione veloce, ci può essere uno spostamento di liquidità, nulla toglie insomma tutto il settore in generale, però vuoi per gli NFT, vuoi per i protocolli che ci si aspetta, secondo me le seconde e terze generazioni di blockchain potrebbero mettere una marcia un po' più veloce in termini di crescita, e questo chiaramente si ripercuoterà sui prezzi, però sono fiducioso. Certo, e per quanto riguarda invece le notizie che ruotano attorno al mondo cripto, abbiamo visto PayPal che estende la possibilità di pagare con Bitcoin anche al Regno Unito, era già successo negli Stati Uniti, adesso abbiamo anche la Gran Bretagna all'interno, insomma, che può fare questi pagamenti, queste azioni e transazioni tramite Bitcoin e tramite PayPal. E invece un'altra notizia, e Mattia mi fa sorridere perché questa me l'hai mandata tu questa mattina e io la devo dire, Mattia, perché dobbiamo dirlo, io mi sono annunciata nuova crypto trader, sì. Prossima crypto trader. Allora abbiamo una notizia che riguarda il raddoppio in Italia delle donne crypto trader. Allora adesso voi ditemi, cioè qua si fa tendenza, Mattia. Hai sconvolto il paese in 7 giorni. In 7 giorni dall'annuncio al picco del sole 24 ore per due. C'è chi crea il mondo in 7 giorni e c'è chi invece fa nuove tendenze sul mondo cripto e porta le quote rosa, le quote femminili anche all'interno del mondo cripto. Insomma, questo era da dire perché è stato molto simpatico il fatto che Giulia hai creato tendenza, è stato molto simpatico. E quindi dovevamo dirlo, però a parte gli scherzi, questa è una notizia molto bella, che appunto in Italia le donne che sono interessate al mondo cripto, le donne e i giovani, perché abbiamo visto anche all'interno dell'articolo che si parla di giovani interessati al mondo cripto, e come tu hai ben annunciato c'è anche un interesse da parte delle nuove leve del mondo cripto, perché qua crypto
ogni tanto si parla di novità quando si parla di mondo cripto, ma capiamoci bene, non è più una novità, ormai è parte integrante della conoscenza anche del comparto, dei comparti finanziari, e uno dei comparti importanti è quello delle cripto, e quindi le nuove leve magari si sposteranno anche nel mondo di Ethereum più che di Bitcoin. Insomma, iniziamo a vedere, a delinearsi quelle che sono le dinamiche di un comparto che inizia ad andare verso la maturità, perché noi sempre lo imputiamo di immaturità, ma è chiaro che si sta conformando effettivamente, Mattia. Sì. È un sinonimo di mass adoption importante, è vero, perché comunque da giovane parte la base del futuro. È stato oggetto ieri, noi ogni lunedì abbiamo una call di sala, diciamo, dove ci riuniamo col team, facciamo il punto della situazione. Ieri è stato interessante perché abbiamo trattato tutte operatività legate anche al gaming, ed effettivamente ci sono casi accertati di ragazzini 12, 13, 14 anni che stanno facendo milioni. È cambiato il mondo. Adesso chi è veloce nella tecnologia, magari sa giocare attraverso anche progetti legati alla blockchain, essendo pagato in token legati alla blockchain, c'è un mondo, c'è una scienza. Cioè, arriviamo a parlare nel 2021 di genetica dei pupazzetti che usano per giocare. Quindi uno skill che paga, e paga anche tanto, è sapere prendere, diciamo, i pupazzi migliori vedendo la loro genetica virtuale. Cioè, siamo... Per me è la follia, perché ho 40 anni, però voglio dire, adesso avessi un figlio adolescente, molto probabilmente porterebbe, certo, a casa probabilmente più di tutti i suoi amici o di anche i miei coetanei facendo questa cosa qui. Ed è chiaro che una volta che una forma di operatività o comunque una remunerazione attraverso una passione, e dicono sempre, no, se tu fai quello che ami, quello che ti piace, non lavorerai mai, e lo posso confermare. Quando questa cosa qua si innesca, è chiaro che tendenzialmente la donna è un po' più smart, un po' più veloce, comunque è mamma, un'altra predisposizione cerebrale, e se fa una cosa, secondo me ci riesce in maniera molto più veloce rispetto al maschio, e questo è sinonimo di benessere del settore, e di inizio di una mass adoption concreta. Il fatto che il Sole 24 Ore, che fino a anni fa scriveva, non dico nefandezze, però cose abbastanza inesatte o un po' superficiali, adesso sta veramente iniziando a fare le domande alle persone giuste, a riportare dati giusti. Quindi uno dei principali quotidiani di informazione che veramente investe nel portare la giusta informazione nel settore, anche questo indice che la maturità sta crescendo, perciò io non lo posso che vedere di buon occhio. Riguardo a te, cito un autore famoso che diceva: io il trend lo faccio, non lo subisco. Io il trend lo faccio e non lo subisco. Benissimo, a parte gli scherzi, notizia molto bella, e grazie Mattia per avercela segnalata. Senti, noi dobbiamo tornare al nostro compito, alla nostra mission, che è quella di andare a dare un po' di nozioni in più del mondo cripto ai nostri telespettatori, proprio perché ormai è necessario essere in possesso di un vocabolario adeguato anche per relazionarsi a questo comparto. E oggi siamo arrivati alla lettera M, caro Mattia, e andiamo a parlare di mining. Apro il papiro allora. Vai, apri il tuo papiro e illuminaci su questo termine, che in realtà stiamo sentendo parecchio negli ultimi giorni, no? Sappiamo della Cina, sì, negli ultimi tempi in realtà, sappiamo della Cina, degli spostamenti di mining, insomma, assolutamente un tema molto interessante, perciò noi siamo qui ad ascoltarti, caro Mattia. Grazie, abbiate pazienza, sarà un po' lunghino perché è tecnico. Allora, mining deriva dal termine inglese to mine. Il Bitcoin mining è riferito dunque ad un loro processo di estrazione. Spesso si parla, ma è effettivamente abbastanza azzeccata. Mattia, forse abbiamo qualche problema di connessione.
Sì, credo che dobbiamo un attimo ristabilire la linea perché ti riceviamo proprio a scatti, perciò è un peccato perché ci stai, noi eravamo pronti ad ascoltarti, eravamo pronti a sentire questa dedizione su questo mining, quindi il termine mining. Vediamo se riusciamo ad ottenere una connessione un po' più stabile, forse adesso riusciamo a sentirti bene, Mattia, prova a parlare. No, ok, mi sa che adesso aspettiamo qualche istante se riusciamo a riconnetterci con Mattia con insomma, una connessione stabile proprio per ascoltare la definizione del termine mining. Le notizie che riguardano il termine mining arrivano in particolare dalla Cina e in quest'ultimo periodo sentiamo la Cina veramente molto presente su tantissimi temi. Il tema delle criptovalute è molto sentito, ovviamente si tratta di una materia che va insomma un po' a decentralizzarsi rispetto al controllo dello Stato, quindi questo ovviamente non è ben visto dal Partito Popolare Cinese, quindi assolutamente vediamo una difficoltà a digerire la questione Bitcoin e la questione criptovalute da parte della Cina. Ma adesso penso che abbiamo ritrovato la connessione stabile con Mattia, quindi possiamo tornare ad occuparci del nostro vocabolo, del nostro mining. E quindi Mattia, noi siamo pronti ad ascoltarti e sentire la definizione. Ok, riprocedo. Vai. Quindi, così come i minatori estraggono metalli e pietre preziose dai filoni, i minatori di criptovalute vanno alla ricerca di monete digitali da convertire in valute correnti, come per esempio euro o dollaro, o non per forza convertire, comunque l'obiettivo è quello. Per scavare, questa volta si usa la potenza di calcolo dei computer e non gli strumenti tipici dei minatori. All'origine di questa attività di estrazione c'è la blockchain, quindi un libro contabile distribuito tra tutti gli utenti e senza un'unità centrale di controllo, in cui vengono registrate tutte le transazioni eseguite con una delle migliaia di criptovalute esistenti. Aggiungere una transazione a quello che chiamiamo libro mastro, ovvero la blockchain, è un'operazione tutt'altro che facile. Richiede una lunga serie complessa di calcoli che può essere fatta tramite computer o server appositamente dedicati al mining. Se non c'è una banca centrale o nazionale a coniare, come conosciamo per le valute fiat, chi emette le criptovalute? I miner, unendo i blocchi della blockchain. Un blocco è un contenitore in cui sono riportate delle transazioni fatte in criptovalute, come se fosse una pagina del libro mastro. Quando il blocco è completo, o se preferisci, quando la pagina del libro contabile è piena, occorre unirlo nel giusto ordine alla blockchain. I miner, e quindi i nodi della blockchain, mediante software e potenza di calcolo, svolgono operazioni algoritmiche complesse. Queste servono a calcolare un codice chiamato hash. Se questo codice è la soluzione corretta che permette il concatenamento dei blocchi, allora il miner che l'ha calcolato viene ricompensato con 6,25 Bitcoin, dato di agosto 2021. Qua ci sarebbe da spiegare il fenomeno dell'halving, però penso che finiremmo a Natale. Sempre per la Quindi magari lo portiamo. seconda stagione, Mattia, sai Esatto, che noi seconda abbiamo. edizione. Questa è la prima stagione, poi la seconda stagione andremo ad approfondire i temi. Perfetto, allora per la Season 2 portiamo l'halving. Più miner hanno partecipato a questa estrazione, più la ricompensa viene suddivisa. Bisogna sapere che diversamente dalle valute fiat, che hanno due decimali, le criptovalute arrivano fino a 8 decimali. Con il tempo, infatti, i miner si sono resi conto che creando delle pool, ovvero unendosi in gruppi per impegnare le rispettive potenze di calcolo, il lavoro di estrazione con valide delle transazioni è diventato più efficace. La remunerazione avviene di norma in base alla potenza di calcolo impegnata da ogni singolo miner di una pool. Quindi anche qua è un caso di unione che fa la forza. I miner calcolano milioni di hash non soltanto per estrarre Bitcoin, ma anche per verificare e convalidare le transazioni effettuate sulla rete. Il calcolo degli hash in sé è veloce, ma la grande quantità di algoritmi che devono essere calcolati impone l'uso di hardware estremamente performante. La remunerazione data ai miner mantiene in funzione e al sicuro la rete Bitcoin e le transazioni di conseguenza che la percorrono. Ogni 10 minuti vengono liberati nuovi Bitcoin, ma con il passare del tempo la quantità di valuta estratta diminuisce, fino a quando la miniera sarà completamente esaurita, vuol dire che
che il codice di Bitcoin stabilisce che nel 2107, insomma, mi sfugge, saranno prodotti un tot numero di Bitcoin che verranno smessi di produrre, quindi insomma non ci sarà più nulla da estrarre. Il limite di Bitcoin è di 21 milioni e sappiamo che saranno minati tutti entro il 2140, così abbiamo anche l'anno giusto. Con il crescere del numero dei miner che partecipano alla corsa all'oro, viene richiesta sempre più potenza di calcolo per estrarre Bitcoin. L'idea più affascinante del modo in cui sono stati concepiti gli algoritmi alla base della blockchain è proprio questa. Più miner ci sono, più i calcoli diventano complessi. Nei primi anni di vita del Bitcoin, i miner usavano soltanto dei computer normali. Col passare del tempo e l'aumentare appunto dei mining e della complessità di calcolo imposta dagli algoritmi stessi, sono stati creati dei processori chiamati ASIC, pensati espressamente ed esclusivamente per il mining. Quindi anche qua, secondo me, è da tenere in conto questa cosa, perché se aziende di un certo tipo mettono risorse nel produrre una macchina appositamente per questo processo, evidentemente, penso io, questo processo è molto richiesto. E questo fa sì che chiaramente ne risenta il prezzo tutto il settore. Hardware potente con un sistema di raffreddamento creato appositamente per la grande mole di lavoro che è chiamato a svolgere e non da ultimo comunque costoso. Consideriamo che per essere davvero efficiente nelle operazioni di mining ci vogliono decine di processori ASIC montati in cascata, e questo spiega anche le immagini, se qualcuno le ha viste da qualche mining pool, di tutte queste file di ASIC con sistemi di raffreddamento piuttosto che imposti estremamente freddi, perché chiaramente buttano fuori una quantità di calore disumana, non considerando anche il rumore, perché noi ce le abbiamo avute tutte, siamo partiti minando, e un S9 all'epoca sembrava di avere 6 cantieri edili in cantina, quindi certo. Anche a livello organizzativo, logistico, ambientale è un processo che chiaramente adesso non puoi fare col computerino di casa, ci vogliono pool. È chiaro che la pool permette anche delle partecipazioni, magari in quota, uno conferisce un macchinario, una certa quota, però a mio parere questa qua è un'attività remunerativa, se vogliamo vederla come business, fatta in paesi dove l'energia costa pochissimo e la temperatura, comunque le condizioni macroclimatiche, consentono un raffreddamento abbastanza naturale, perché se no io vado ad aumentare tantissimo i costi di energia, di raffreddamento, di mantenimento, e questo è da considerare. Per certo. Quello, secondo me, questa emigrazione che citavi anche tu dalla Cina non è che sposta tanto gli equilibri, non li vogliono in Cina, troveranno altri paesi, anche perché c'è America, ci sono parecchi posti. Vengono, insomma, in un articolo di un'agenzia di oggi ho letto che sono papabili Canada e Kazakistan, che effettivamente a livello di insomma, condizioni meteorologiche stanno descrivendo più o meno quello che tu fai notare, insomma, non sono comunque delle condizioni spesso umide, spesso insomma non siamo in una fascia tropicale, non siamo in una fascia mediterranea, certo. Dove in realtà diventa complicato, no? Sì, e poi comunque grandi spazi, ci sono paesi, questi due che hai citato, con una densità di popolazione uno ogni migliaia di chilometri, certo. Probabilmente. Certo. È chiaro che non puoi mettere una mining pool in San Babila, e quindi anche questo è da tener conto. Guardavo alcuni divulgatori di YouTube che parlavano anche del Texas che si era offerto, però dico io, cioè, la temperatura media in Texas penso sia 41, cioè è impensabile questa cosa. Mentre si fa il rodeo non è esattamente l'ideale, ecco, per delle macchine che devono raffreddarsi. Esatto, no, spendi il budget solo in raffreddarle. Certo. Quindi certo. Sì, Canada va benissimo. Canada e Kazakistan, infatti abbiamo visto che il Bitcoin non si è scompensato, non ha fatto una mossa per quanto riguarda la stretta da parte della Cina, del divieto, insomma, di fare di estrarre ulteriori blockchain e fare mining, insomma, aveva fatto delle strette davvero molto forti, ma ha limitato gli scambi, insomma, ha poi proibito, insomma, attività di estrazione. L'abbiamo capito che giustamente alla fine si è schierato un po' contro. Chi si decentra non gli fa troppo piacere, ecco, e quindi noi abbiamo capito questa mossa.
Il fatto è che, come tu ben dici, non posso farlo lì, lo faccio da un'altra parte. Quindi effettivamente subito la risposta è stata lo spostamento verso paesi anche con condizioni climatiche favorevoli. E quindi, secondo me, Giulia, se posso aggiungere una cosa, certo. Io penso che tanti siano anche contenti di essere andati via dalla Cina. Cioè lì la convenienza fondamentalmente risorse idriche e ambientali praticamente illimitate, quasi delegiferato, e il costo del lavoro penso più basso al mondo. Però è una dittatura, è la dittatura, cioè lì non è che puoi esprimere un'opinione. Io ho amici che lavorano lì e questi mi raccontano che il partito va ad ogni riunione aziendale, c'è un board, c'è un team building, deve esserci il partito, uno più membri, un segretario. Quando ti muovi in mezzo a mille paletti è difficile anche, secondo me, far business. Quindi a parità, quasi parità di costi, non è una brutta notizia. In più la correlazione tra mining e prezzo non si vede tanto in questa migrazione. Si vede quando i miner decidono di prendere profitto in fiat. È lì che impattano, perché chiaramente questi qua continuano ad accumulare, poi ci sono dei momenti storici in cui scaricano, magari per rientrare coi costi, per rinnovare le macchine, per portare un po' di reddito, e qua impattano perché comunque ne hanno. Questo è l'unica correlazione che noi possiamo segnalare, diciamo, tra mining e prezzo del sottostante. Assolutamente, assolutamente. Mattia, come preannunciavo, l'argomento era molto interessante proprio perché ci ha consentito di capire quando, insomma, leggiamo le notizie che riguardano appunto queste strette, queste o comunque che riguardano i Bitcoin e riguardano mining. Ora sapremo, insomma, capire che cosa di che cosa stiamo parlando, no? Anche perché ci spostiamo, sono effettivamente delle macchine che consentono di fare questi processi invece a livello digitale, ma insomma pur sempre c'è bisogno dell'elemento fisico in questa, in questa operazione, almeno fino ad oggi, no? Perché poi ovviamente in futuro non sapremo come si evolverà e come sarà possibile, magari troveremo dei microchip così insomma piccolissimi che permettono comunque di fare mining. Quindi il mondo tecnologico è davvero imprevedibile. È velocissimo, Mattia. In Italia ci sono due realtà, adesso che ci penso, non so se le hanno chiuse, una vicino a Firenze e una tra l'altro anche abbastanza in zona Milano. Uh-huh. Ci sono due mining pool made in Italy, quindi magari se passi con la macchina e senti un rumore assordante che arriva da poco di calore, magari ci sei in Cina. Saprò che mi trovo di fronte a una miniera di Bitcoin. Pensa a te, no? Uno passa di fianco alla miniera di Bitcoin e non se ne rende conto. Grazie, caro Mattia, quindi come sempre per il tuo contributo, per permettere ai nostri telespettatori di ampliare il proprio vocabolario per quanto riguarda il mondo cripto. Noi ti diamo come sempre appuntamento a settimana prossima per continuare il nostro abecedario delle cripto, e quindi Mattia, grazie mille, ti auguriamo un buon pomeriggio. Grazie a voi, altrettanto martedì prossimo, buon proseguimento. Buon proseguimento anche a te, Mattia. Andiamo a vedere.